immagini che vi giungono in diretta dallo stadio dove sta per avere inizio il match in programma oggi. Amici appassionati di grande calcio, ben trovati da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Appassionati di calcio internazionale, non cambiate canale, c'è la Premier League. Match dovrà essere vero questo Manchester City. I Citizen fin qui sono da... può segnare da lì. Il portiere ci arriva. Attenzione al tiro. 1-0, c'è il gol del vantaggio. Stava schiacciando un pisolino qui, eh? Lei è stato l'avversario a rubargli la palla, a far ripartire l'azione che ha portato al gol. Unear mette un buon pallone, ma non c'è nessuno in area. Di recupero. Avanza, palla al piede. Palla ancora in gioco, pericolo. La mette dentro e adesso è tutto in parità. Milik. Può colpire da lì. Era più facile metterla che sbagliare da lì. È incredibile, ma vero. Manu Trigueros. Azione che può diventare pericolosa, occhio. Conquistano dunque il calcio di rigore, una grande opportunità per loro per passare in vantaggio. Eh sì, Pierluigi, il difensore è entrato fuori tempo. L'arbitro non ha avuto dubbi. Rigore. L'arbitro è stato clemente in questa occasione, poteva starci, credo, anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo, poteva andargli anche peggio. Palla che finisce sul palo. Milik. Palla interessante nello spazio. Hanno trovato il gol del vantaggio proprio in questo finale. Il calcio è un gioco stranissimo, Stefano. Una partita che non smette di regalarci emozioni. Credo però che difficilmente il risultato possa cambiare da qui alla fine. Palla che resta in zona pericolosa. Può segnare da lì. Ed eccolo, il gol del pareggio. Sembrava finita. Game over, finisce dunque in parità questo match. Serata di grande calcio, ancora protagonista sui canali EA Sports, per non perdersi nemmeno un istante. Vi do il benvenuto anche grazie alla collaborazione di Stefano Nava, che mi affiancherà per il commento tecnico. Nicola preparata per aggredire da subito il portatore di palla e non lasciargli il tempo di ragionare. Scelta per certi versi azzardata, speriamo per loro. Che sì, hanno l'occasione per passare in vantaggio. Embolo! Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede. Embolo! Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Noriata, trasmessa come sempre degli EA Sports. Cerca la porta! Hanno sfiorato il pareggio, conclusione che è terminata non lontana dai pali della porta. Avrebbe sicuramente meritato il gol qui. È mancato quel pizzico di fortuna necessaria in questi casi. Çalhanoğlu. Può attaccare il Milan, norma del vantaggio. Attenzione perché è solo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Che sì, un'altra bella può segnare da lì. Che gol! Splendida rete! Uno splendido lato terra che finisce in rete. Nulla da fare per gli avversari. Ci vuole il difensore. Çalhanoğlu si libera alla grande, ha segnato il Milan. Non c'è più tempo, primo round in archivio. Milan a questo punto favorito per la qualificazione. Pietà promosso.
Un caloroso benvenuto, amici dell'ascolto, e grazie per aver scelto anche oggi le frequenze di EA Sports. Piero Gifardo e Stefano Nava vi augurano buon divertimento e vi invitano a non cambiare canale. Premier League pronta a regalarci altri 90 minuti di grande calcio. Mettetevi comodi. Match che promette gol e spettacolo. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Entra El Neni. Tiro tutto. 1-0 dopo 23 minuti. D'accordo, grazie. Pepe ci riprova. 1-0. Arriva il primo gol dell'incontro. Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Ha un'autostrada a disposizione. Parata splendida qui del portiere. C'è fallo. Avanza la caccia del gol del pari, non c'è più molto tempo. Palla allontanata dalla difesa. Hanno trovato il pari nel momento più importante del match. Potrebbe rivelarsi decisivo per loro la vittoria, non c'è molto tempo per recuperare. Oggi l'Arsenal non è riuscito ad andare oltre il pareggio. Di solito gli ospiti trovano facilmente la via del gol, ma non quest'oggi. Ci si riveli all'altezza. Pierluigi Pardo e Stefano Nava di nuovo in vostra compagnia per raccontarvi lo spettacolo del grande calcio. È la gara di ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League. Guadagna metri. Alla palla del vantaggio. Donnarumma, attenzione, non è finita. Attenzione, pericolo. È in buona posizione. Occhio al corner. 1-0, primo gol fondamentale. Ora vediamo se reagirà. Prosegue qui dell'avanzata. Occasione! Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare. Rebic può rimettere in piedi la partita. E c'è il gol! Palla in rete! Ha segnato sfruttando uno dei primi palloni toccati dal suo ingresso in campo. Non si è perso troppo tempo. Fischia alla fine il direttore di gara. Milan che passa il turno. La festa dei giocatori rossoneri. Ultimi istanti prima del calcio d'inizio qui a Vicarage Road. Palle pronte a partire. Qui è Piero Gibardo che vi parla al mio fianco, come sempre, Stefano Nava. Pronti a seguire insieme a voi questo match di Premier League. La prima parte della stagione ci ha regalato una lotta al vertice che forse in pochi aspettavano la vigilia, con diverse squadre che possono dire la loro. Buon possesso palla, caccia di spazi. Può portarsi in vantaggio. Rete, il primo gol della gara. Tocca Bue. E c'è la conclusione. Palla respinta dal difensore. Possono trovare il gol del pari. Attenzione. La mette dentro e adesso è tutto in parità. Ma va bene, palla il Watford. Pussetto. Passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match. Vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Il gol del pari che cambia anche psicologicamente la partita. Chiuderla qui. Palla messa in mezzo. Game over. Finisce dunque in parità questo match. Match equilibrato tra...
Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Non cambiate canale, seguite me e Stefano Nava e non ve ne pentirete. Appassionati di calcio internazionale, non cambiate canale, c'è la Premier League. Servito Sterling. Jordi Alba si libera a spazio. Ottimo intervento del portiere. Rodri, De Bruyne, lo salta di netto. Ci è mancato poco qui Stefano, l'aveva indirizzata bene, recupera bene qui De Bruyne. Può andare uno contro uno col portiere e ci pensa il Kun Agüero. Dormita colossale, come possiamo vedere da queste immagini, non si possono perdere certi palloni. Caro prezzo, quell'errore, abbiamo capito, il momento di difficoltà della squadra e aumentano il numero. Potrebbe trovare il pari. Intervento non semplice qui, di voltare gli applausi dei tifosi, buona partita. Buona, buona. Occhio alla conclusione. Non staccare la spina prima del tempo. Cerca di bucata per il compagno. Zidek che allunga grazie a questo gol e ne ha due di vantaggio. Non c'è più tempo per i padroni di casa, arriva una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico.